Ciao a tutti, sono a casa della mia amica Giuliana, eccola qua, Giuliana Torre, che è sarda. Di Giuliana, di dove sei? Oristano, Oristano. Oristano. E quindi adesso andremo, proviamo a fare, proviamo, lei le sa fare naturalmente, sono io che non le so fare, le seadas, giusto? Ok. Allora, mettiamo anche lo zucchero. Un Oh, cucchiaio e mezzo di naturalmente noi stiamo facendo mezza dose, soltanto mezza dose, ma poi in descrizione trovate la ricetta per intero. Grattugiamo il limone. limone, lo mettiamo perché è piccolo. Uno, Allora, Giuliana sta amalgamando bene gli ingredienti. Questo impasto si poteva fare anche in ciotola. E poi versare sulla tavola. Noi però stiamo facendo così. L'impasto è quasi pronto, e poi va fatto riposare almeno una mezz'oretta, coperto da pellicola e fatto riposare a temperatura ambiente. Qui abbiamo grattugiato la nostra caciottina freschissima di formaggio di pecorino fresco. L'abbiamo presa da un contadino, ci abbiamo grattugiato la buccia di due arance e un cucchiaio di zucchero. Allora, questo è il formaggio con mescolato con l'arancia arancia e e zucchero, zucchero, eccolo qua. il ripieno dei seales. Stendiamo ora la pasta con il mattarello. Ecco qua, abbiamo fatto i tondi con la tazza. Oh, O col copa pasta. sì, anche con coppa pasta, sì. Ok. Bene, mettiamo una bella noce di impasto al centro. E poi copriamo ed attacchiamo bene i bordi, forse con un po' d'acqua per attaccare meglio. Ok. E qui sono io che sto provando l'impasto una volta visto. Come fare a casa della mia amica Giuliana. Adesso ci provo anch'io. Ho fatto l'impasto leggermente più morbido e poi invece dello strutto ho usato l'olio qui. Sto facendo lo stesso, una dose minima, ho messo un uovo. Ho messo un po' di farina, circa 2 etti, però poi quella che si tira, ecco, la farina è importante poi seguire, sì, mettere le dosi, però quella che si tira deve venire un impasto non durissimo, perché altrimenti non riusciamo a lavorarlo. E ci aiutiamo infatti con l'acqua tiepida, se serve. Ecco qua. Ho fatto i tondi con una tazza e poi taglio con una rotella e adesso li vado a riempire con il composto, con il ripieno. Volendo il ripieno si può, se ci avanza, si può anche surgelare. Così ce l'abbiamo pronto e basta preparare velocemente la pasta e possiamo fare al momento le nostre seadas.
Eccole pronte, ho messo a scaldare un po' di olio, la ricetta dice olio di oliva, ma io ho messo olio di semi. Eccole qua, le giro spesso, forse ci andava più olio, sì, perché devono galleggiare. Io adesso ne sto friggendo soltanto una per vedere come viene. Eccola pronta. Ho sciolto un po' di miele comprato direttamente da un amico. Bene, così, e poi ci grattugio un'arancia bio, queste sono le mie, ma anche il limone va bene, questo va a vostro gusto. Ok, il profumo è buonissimo, adesso non ci resta che assaggiarle. Ringrazio Giuliana che mi ha fatto conoscere questa ricetta, pensavo che era più difficile, invece eccola qua, assomiglia a quelle che ho mangiato ad Alghero. Bene, croccante fuori, dentro è morbida. Vediamo com'è il sapore. Wow, molto bella. Adesso l'assaggio. Sì, buonissima, niente da dire. Ringrazio Giuliana per la collaborazione. Ciao a tutti i miei amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!